92 squadre partecipanti e 1500 pallavoliste, 368 partite in programma, danno così la misura esatta di come l'edizione 2017 del torneo di Natale di Rovereto sia diventato uno dei top event della pallavolo giovanile italiana nel mondo. Merito di una società come la Pallavolo Rovereto, mirabilmente diretta da Roberto Della Valentina, che ha saputo dare una connotazione chiara e precisa al volley trentino. Il numero delle edizioni è già di per sé rilevante, sono 28 anni che organizziamo questo torneo. Questo torneo è nato, diciamo, nel 1989 con la partecipazione di solo 8 squadre, proprio per cercare di aumentare il livello qualitativo delle nostre squadre trentine, soprattutto naturalmente quelle della nostra società, e via via si è guadagnato un posto a livello nazionale con l'aumento dei numeri che ci sono stati in questi ultimi anni. 26 le palestre messe a disposizione, di cui 16 nel comune di Rovereto, 7 nei territori della Valle Garina e ben 3 a Trento. Se contiamo le 28 edizioni, indubbiamente come minimo 15.000 atlete sono passate da questi campi. Tante di queste che hanno partecipato al nostro torneo giocano tuttora in Serie A. Vorrei ricordare la Folì, vorrei ricordare la Valentina Rania, solo per citarne alcune, che hanno bazzicato anche nella nazionale italiana. L'ultima in ordine cronologico è sicuramente la Bulovic, che oggi è in forza Club Italia. Certo, Caterina Bulovic ha partecipato con noi nel suo percorso giovanile, ora è in Club Italia, ma aveva già dimostrato in questo torneo di poter essere una persona che a livello nazionale può dire la sua. Quindi, ricapitolando, il torneo di Rovereto nasce anche per aggregare e per creare nuove collaborazioni. Certo, siamo riusciti a collaborare in questi anni con tantissime società, tant'è che in questi ultimi anni l'attenzione si è spostata anche a livello internazionale, infatti quest'anno hanno cominciato ad arrivare richieste anche da altre parti d'Europa. Ci sono persino squadre dalla Germania e dal Belgio. Sport, aggregazione sociale, turismo. Ingredienti che pongono il torneo di Natale, giunto al 28esimo anno di vita, sinonimo di garanzia per i partner che hanno deciso di dare fiducia a Roberto Della Valentina, a partire proprio dal main sponsor RTR. Ma diciamo, lo conosco bene, RTR, che è la società di cui ero fino a qualche mese fa amministratore delegato, è stata lo sponsor storico delle ultime edizioni di questo torneo. È una vetrina, è una fucina di talenti, abbiamo visto tanti esempi, come per esempio la Bulovic, che abbiamo visto giocare tra l'altro insieme un paio di anni fa e che ora è nel Club Italia. Quindi sicuramente è una fucina di talenti e secondo me un modello di eccellenza sulla modalità con cui una società sportiva dilettantesca può autofinanziarsi. Purtroppo il panorama è complesso in Italia, lo sappiamo tutti, è difficile per tutte le società trovare modalità di finanziarsi, e questa società in maniera eccellente ha trovato l'occasione di creare un torneo che catalizza l'attenzione di tantissime squadre che provengono da ovunque nella penisola, per comunque riuscire a finanziare il resto della sua attività per il resto dell'anno. Quindi un modello senz'altro eccellente da seguire, direi. Il campo poi darà i suoi verdetti e le compagini delle categorie under 13, 14, 16 e 18 stanno facendo divertire il pubblico presente sugli spalti e mostrando le campionesse del futuro. Il bilancio è ottimo, noi partivamo con la volontà di fare bene, però devo dire che le ragazze hanno superato le aspettative, siamo tra le prime quattro, e personalmente è la prima volta in questo torneo, che è sempre stato un gran bel torneo, e sono estremamente soddisfatto di quello che hanno fatto finora. Le ragazze così giovani, per loro è anche un periodo di stacco dalla scuola agli studi, ed è per me, per la mia esperienza allenatore, un periodo fondamentale per la loro crescita, perché hanno un anno altri impegni anche scolastici e riescono a concentrarsi bene sulla palestra, e si migliora tantissimo in questi tornei, secondo me. La Pallavolo Rovereto è tra le favorite, pronta a dare battaglia ai vivai dei club blasonati della Serie A. La forza della Pallavolo Rovereto è, credo, la passione del gruppo dirigenziale, che senza di loro non ci sarebbe niente. È tutta gente che lo fa in maniera volontaria, non ci guadagnano niente, ma riescono a creare una manifestazione del genere, e la forza della Pallavolo Rovereto credo siano loro.
Ma questa società quest'anno ha fatto anche un accordo con un progetto, questo progetto si chiama la Garis Volley, che infatti, come giustamente si diceva, ha 2-3 squadre di rilievo nel panorama nazionale, una squadra di B2, una squadra di Serie C e un Under 16 che sta provando a portare a casa il titolo regionale. Il gran finale è come ogni anno al Pala Angelo Marchetti di Rovereto. Ne vedremo delle belle. Per ora è difficile dire chi è favorita. Naturalmente io tifo per la mia squadra che è in lizza per entrare anche lei nelle finali.